Un caro saluto a tutte e tutti. Desidero con questo video fornire alcune indicazioni sull'incontro che è avvenuto il 29 aprile scorso 2023 con la presenza straordinaria di Giancarlo Infante, fisico teorico, il dottor Elia Menta, intervistatore, Roberto Morini, fisico nucleare e filosofo, e Dino Tinelli, libero ricercatore. Si è parlato di tanto, delle stelle, del clima, le news, geocentrismo, comunicazione, indottrinamento, piante, onde e molto altro ancora. Non è stato possibile divulgare a tutti quanti l'evento perché i posti si sono esauriti immediatamente dopo che si è diffusa la voce di questo incontro. Pertanto chiedo scusa a chi non è stato informato. Questo mio messaggio è semplicemente per farvi sapere che i video saranno disponibili per tutti probabilmente a fine maggio. Per adesso, man mano che escono, sono a disposizione solo per le persone che erano presenti all'incontro. A fine maggio vedrete sulla pagina indice alfabetico evento 2023 che vi porterà alla playlist di tutti i video. Detto questo, spero di rallegrarvi con la canzone che segue di Masako. È una canzone che, data la mole di tutto il materiale che è stato presentato per l'intera giornata del 29 aprile, non è nemmeno stato possibile mostrarla ai presenti. Lo facciamo per tutti voi. Grazie e buon ascolto. Grazie Masako. Ehi la gente, come va? Io mi chiamo Mario, in arte, tra virgolette, Masako. E qualcuno mi ha detto di poter dare un piccolo contributo a questa grande conferenza. E lo faccio molto volentieri e vi canto una piccola canzone. Volevo salutare Elia Menta, che conosco, ogni tanto ci sentiamo ed è stato lui a dirmi: Masako, fai questa questa piccola performance, così ne sarei contento. Io lo faccio con molto piacere e saluto Dino Tinelli, che non conosco ma conosco perché sono iscritto al suo canale. Attraverso lui sono diventato un, diciamo, terrapiattista, come si dice, non lo so, comunque diciamo che al globo non ci credo. E saluto il professor Infante, che stimo molto, e il professor Morini, che non conosco. Saluto ovviamente a tutta la gente che è lì, che partecipa a questa bellissima conferenza. Io purtroppo per problemi, diciamo, personali non posso esserci, do questo piccolo contributo. La scenografia che c'è dietro è molto così, però in compenso ho messo questa maglietta che mia figlia mi ha regalato. Se Dino Tinelli vuole tradurre... Pizza? No, terra piana. Perché io faccio anche il pizzaiolo, ecco tutto qua. Ok, adesso vi auguro un buon ascolto, spero che vi piaccia e buon ascolto. Non è vero che questo mondo viaggia sparso per l'universo, e non è vero nemmeno che gira su se stesso. Ma volete che ti abbandoni questo mondo in mezzo al vuoto? Questa terra sta ferma e il centro, altro che Pinocchio e il globo. Sì, è vero, esiste la NASA che fa finta di fluttuare con le foto CGI dentro un cinema e carnevale. Spara missili verso il cielo e poi disegnano le curvature. È pieno di questi rottami nel triangolo delle Bermude. La terra è piatta come l'acqua. Si vede la Corsica anche da Genova. La curvatura è una cazzata ormai smentita senza più remora. La terra è piatta come l'acqua. Si vede la Corsica anche da Genova. La curvatura è una cazzata ormai smentita senza più remora. Ma guarda un po' il caso che vuole, la luna è grande come il sole. Per non parlare delle stelle, sembrano grandi come Giove. Ma dove sono queste distanze che solo frutto di una teoria fatta di numeri incomprensibili che odorano di massoneria?
ma dove sono queste distanze che sono frutto di una teoria fatta di numeri incomprensibili che odorano di massoneria? La terra è piatta come l'acqua, si vede la Corsica anche da Genova, la curvatura è una cazzata ormai smentita senza più remora. La terra è piatta come l'acqua, si vede la Corsica anche da Genova, la curvatura è una cazzata ormai smentita senza più remora. La terra è piatta. Amen. E così sia. Amen. E così sia. Spero che vi sia piaciuta. Buon proseguimento e un grande bye da Masako.